Ben ritrovati alle videoconferenze di Sedia Bot Pharma. Oggi in compagnia di Claudio Romano, presidente della Società Italiana di Gastroenterologia e Patologia e Nutrizione Pediatrica, nostro ospite per parlare di esofagite e eosinofila. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi. Inizio con il chiederle quali sono i sintomi e i segni clinici che devono far sospettare di un'esofagite e eosinofila. I segni clinici dell'esofagite eosinofila in età pediatrica possono essere variabili e talvolta anche aspecifici e spesso legati anche alla fascia d'età che prendiamo in considerazione. Se parliamo del bambino più piccolo, il bambino sotto, insomma, sotto i 5-6 anni di vita, molte volte il vomito, molte volte la difficoltà ad alimentarsi, anche la scarsa crescita, i rigurgiti, possono essere dei sintomi sospetti per una patologia di questo tipo. Nel paziente più adulto, invece, i sintomi sono un po' più specifici, talvolta un bambino manifesta difficoltà ad alimentarsi, preferisce alimentarsi con alimenti semiliquidi o di consistenza ridotta, e quindi manifesta i classici sintomi, diciamo, che noi chiamiamo della disfagia, e quello è sicuramente un sintomo tipico e caratteristico di questa condizione. Quindi, riassumendo, i sintomi dell'esofagite eosinofila possono essere variabili, talvolta specifici, per cui il clinico, il medico, il pediatra deve avere un alto indice di sospetto per questa condizione e quindi avviare le indagini che eventualmente sono necessarie. Ci sono invece dei sintomi cosiddetti confondenti che quindi rendono difficile la diagnosi differenziale. Quali sono? I sintomi confondenti sono prevalentemente sintomi gastrointestinali. Quindi io faccio l'esempio: il vomito, il rigurgito nel lattante, nel bambino più piccolo, sotto i 6 anni, possono essere dei sintomi che talvolta indirizzano verso una diagnosi di malattia da reflusso, piuttosto che di intolleranze alimentari o allergie alimentari, mentre diciamo, la diagnosi più corretta o il sospetto più corretto potrebbe essere quello di una patologia di questo tipo, quale l'esofagite eosinofila. Il dubbio nasce dal fatto che, come noi sappiamo, la diagnosi viene fatta esclusivamente con l'endoscopia e con il tamponamento bioptico, e spesso queste indagini nei bambini più piccoli vengono evitate o vengono posticipate, e questo comporta chiaramente un ritardo nella diagnosi. Ecco, ci sono anche dei comportamenti adattativi che le persone con esofagite eosinofila mettono in atto, diciamo, mascherando la patologia. Ci può spiegare, ci può raccontare quali sono? Questo avviene prevalentemente nel bambino che chiaramente non esprime il sintomo, specialmente il bambino più piccolo, in maniera chiara, per cui preferisce appunto evitare i cibi un pochino di consistenza maggiore, evita di masticare, vuole gli alimenti un po' più liquidi, beve molta acqua durante i pasti. Ecco, questi sono dei sintomi molte volte che la mamma non valorizza, che attribuisce più a dei comportamenti del bambino più che a dei problemi organici, per cui sono quella fascia di popolazione che poi sfugge sostanzialmente alla diagnosi. Ecco, professore, lei prima ha anticipato il discorso della diagnosi. Può dirci, diciamo, per un corretto inquadramento diagnostico, a chi dovrebbe essere indirizzato il paziente e quali strumenti dovrebbero essere usati? Il primo step di questo approccio è sicuramente pensare all'esofagite eosinofila, che purtroppo il medico, diciamo, talvolta non ci pensa a questa condizione, non la mette tra le diagnosi differenziali rispetto a una sintomatologia che diventa persistente nel bambino. E quindi il primo pensarci. Una volta che uno ci pensa e ipotizza anche che questa sintomatologia possa essere legata a un problema del genere, chiaramente deve attivare una serie di indagini. Diciamo che l'indagine più utile sicuramente è quella diagnostica, quella fondamentale, l'endoscopia, per cui il primo target è sicuramente la consulenza specialistica in ambito gastroenterologico, per il pediatra gastroenterologo, che alla fine fa la valutazione del paziente e conferma le indicazioni all'endoscopia. Ecco, se non si riconosce, diciamo, in tempo la patologia, che tipo di decorso si può avere? Sono patologie ingravescenti, nel senso che un'infiammazione dell'esofago legata a un problema del genere tende ad alterare sempre di più la motilità dell'esofago, la funzione dell'esofago, fino ad arrivare alle fasi, insomma, più avanzate, a ridurre anche il calibro dell'esofago. L'esofago si muove male, si altera la sua anatomia, e poi in alcune aree
Ovviamente quelle cosiddette della porzione prossimale, media e distale, può andare incontro a degli restringimenti legati al fatto che la mucosa infiltrata di ascessi o di eosinofili determina un'alterazione, un aumento, diciamo, dello spessore parietale, e questo comporta una riduzione del calibro dell'esofago, e quindi questo determina la cosiddetta stenosi esofagea, che talvolta è purtroppo la complicanza più frequente. Quindi la diagnosi più precocemente è fatta, meglio è. Devo dire pure, però, a completamento di questa domanda, che alcune forme di esofagite sinofile esordiscono già con la stenosi, cioè esordiscono già con una condizione di questo tipo, e quindi sono le forme che in teoria sono più aggressive e necessitano terapia un po' più energica. Fortunatamente oggi però esistono anche dei trattamenti per questa patologia e altri sono in arrivo. Ci può dire che risultati danno questi trattamenti? Sicuramente la terapia farmacologica o la terapia dietetica rappresentano, insomma, in atto gli step più importanti dal punto di vista dell'approccio cosiddetto medico al problema. Da un lato utilizziamo dei cosiddetti steroidi topici che vengono appunto ingeriti dal paziente. Possiamo utilizzare anche delle diete eliminando alcuni allergeni maggiori, vedi il glutine, vedi le proteine del latte vaccino. E questi sono gli step, diciamo, iniziali, insieme all'utilizzo dei farmaci inibitori della secrezione acida, che sono appunto inibitori della pompa protonica. Questi qua sono, diciamo, i farmaci convenzionali. Oggi, diciamo, aspettiamo, ormai siamo pronti per anche passare a uno step successivo di terapia, costituita dai farmaci biologici, dai farmaci biotecnologici, che sicuramente, alla luce dei risultati che già sono presenti nella popolazione adulta, cambieranno l'approccio a questa patologia e cambieranno anche la storia naturale della malattia, cioè nel senso che è una malattia che potrebbe andare in remissione con la terapia, con farmaci biologici, e quindi essere tenuta sotto controllo dai medici, limitando il rischio delle complicanze. Le chiedo l'ultima cosa, professore, come per altre patologie, diciamo anche l'esofagite eosinofila, vi è un passaggio, diciamo, dei bambini all'età adulta, quindi la cosiddetta transition. Come si costruisce questo percorso? La transition è una problematica che si riferisce a tutte le malattie croniche presenti in età pediatrica. Nell'ambito appunto di queste patologie, ovviamente il bambino diventa adolescente, poi diventa adulto e poi deve essere appunto transitato e non trasferito. La differenza è sostanziale nella medicina, nella gastroenterologia dell'adulto in questo caso. La transizione viene organizzata tra centro pediatrico e centro dell'adulto. Non avviene in maniera immediata, c'è una fase di preparazione, c'è una fase di, diciamo, di condivisione del paziente tra i due centri, e poi la fase finale è quella del trasferimento del paziente presso il centro dell'adulto. Diciamo che queste tre fasi devono essere rispettate, perché non è corretto un paziente con patologia cronica trasferire il paziente all'oggi o domani, ma è necessaria un'adeguata preparazione sia del paziente che della famiglia. Perfetto, professore, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi.